Mercoledì 10 aprile 2019, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui su Milano News, per raccontarvi un po' così Milano, i protagonisti, le storie che nascono e crescono nella nostra città. Quest'oggi andiamo nel mondo universitario, ci spostiamo in quel della Bicocca perché parliamo di un progetto che si chiama Caffè Senza Tracce. Lo facciamo con tre dei protagonisti di questo progetto, eccoli qua al mio tavolo. Stiamo parlando di Francesca Rosa, buongiorno Francesca, Massimiliano Rossetti, buongiorno Massimiliano, e Buongiorno. Rossella Bengalli, buongiorno anche a Buongiorno. te, benvenuti, grazie mille di essere qua. Parliamo di Caffè Senza Tracce. Di co che cos'è Caffè Senza Tracce? Quindi mi può spiegare un po' velocemente cos'è Caffè Senza Tracce? Caffè Senza Tracce è un progetto che prende il via dalle nostre pause caffè. Un gruppo di ricercatori, quindi, che si ritrovano intorno alla macchinetta del caffè e si interrogano su quello che è il destino delle capsule che noi consumiamo. Da una piccola stima, da una stima molto veloce che abbiamo fatto, si stima che consumiamo circa 5.000 capsule l'anno. Da qui ci siamo interrogati appunto su che fine fanno queste capsule, fondamentalmente finiscono nell'indifferenziata, e allora l'idea di trasformare un rifiuto in una risorsa. Finiscono indifferenziata perché non c'è una legge che definisce come queste capsule devono essere fatte, quindi ognuno fa un po' le capsule come vuole lui, diciamo, no? Ogni casa ha il suo modello di capsule, giusto? Esatto, Non sì. c'è. Alcune invitano a portarle, ad esempio, o nelle riciclerie con dei cassonetti oppure nel punto Esatto. vendita, altre invitano direttamente proprio a buttarle nella pattumiera e basta, altre so che hanno cominciato a fare anche del tipo di capsule, diciamo, un po' più sostenibili. Anche se mi Esatto. dicevate prima che insomma sì, sostenibili, ma in realtà poi com'è che funziona con le compostabili? Sì, che le Che capsule compostabili, proprio essendo compostabili, quindi meno impermeabili all'umidità e alle sostanze esterne, poi devono comunque, ciascuna capsula compostabile deve essere bustata imbustata, singolarmente, e esatto. quindi si domanda tipo di plastica con cui abbiamo fatto sacchetti, insomma, perché appunto di questo parliamo, di come fare in modo che questo benedetto caffè che tutti quanti vogliamo per forza berci tutte le mattine con questa modalità super comoda ormai delle capsule che ha invaso uffici, case, chiunque, rimanga però un sistema che appunto sia sostenibile, che non lasci poi tracce nel tutto il suo nella sua vita. Tracce, dicevamo, tracce di qualsiasi genere, perché so che c'è anche una parte proprio sulla ricerca poi di cosa in realtà in questo caffè andiamo a trovare, no? Come funziona questa parte, Sì, funziona che Rossella? noi ci occupiamo anche di ricerca e quindi abbiamo ipotizzato che queste capsule di plastica possono rilasciare delle micro e delle nanoplastiche. Attenzione, ipotizzato, non stiamo dicendo che le capsule fanno male, non stiamo dicendo che, ecco, no, poi così, no, Ma un attimo, diciamolo è un attimo che che si allunga, l'eventuale però io rilascio. dico questo, lo scienziato è questo che deve fare, deve ipotizzare il Esatto. migliore e il peggiore dei casi e verificare qual è che funziona, no, e come vanno le cose. Invece sembra che qui basta ipotizzare, a volte basta, adesso No, domani titolo, la bisogna Bicocca dice ricercare. che le capsule fanno male. No, non è così, Esatto. anzi, ricerchiamo per capire se queste capsule, perché dici, potrebbe succedere, potrebbe esserci, cioè ci si fa delle domande, no? Come funziona? Lo scienziato fa delle domande, credo, Sì, giusto, no? noi ci siamo posti la domanda perché comunque queste capsule raggiungono delle temperature alte e noi sappiamo da altri progetti che abbiamo sulle microplastiche, sulla plastica in generale, che tra le componenti che possono usurare la plastica ci sono i raggi UV piuttosto che l'abrasione, ma anche il calore. Quindi ipotizziamo che potrebbe esserci questa presenza e noi vogliamo lasciare, ovviamente non vogliamo lasciare delle tracce, quindi è giusto anche andare a ricercare sia nel caffè esausto che poi riutilizzeremo piuttosto che nel caffè che poi beviamo e quindi un impatto anche senza tracce sulla salute. Infatti, poi insomma, si sa, queste plastiche, perché di plastica ultimamente se ne parla tanto, abbiamo visto immagini sconvolgenti arrivare da zone molto lontane da noi, ma che in realtà poi ritroviamo molto vicino a noi, perché poi è il pesce che mangiamo, è l'acqua che beviamo, cioè è l'ambiente che stiamo appunto andando completamente a rendere un'immensa discarica di plastiche. Tra parentesi, quando parliamo appunto di plastica, raggi UV, ad esempio, ricordiamo che lasciare bottiglie dell'acqua sul balcone sotto il sole è il peggior modo per poter conservare l'acqua in Esatto, bottiglia, ad esempio. esatto. Quindi, insomma, la domanda non era, la domanda che vi fate giustamente ha un fondamento. Ma come funziona questo progetto? Nel senso, dove volete arrivare? Dove siete partiti? Dove siete in questo momento? E soprattutto, in questo momento state anche facendo una campagna di crowdfunding perché appunto vi servono dei fondi per riuscire proprio a far partire questo progetto, no? Dove voglio, allora, dove inizia il progetto?
Allora, dopo la macchinetta del caffè, diciamo. Esatto, quello che dicevo poc'anzi, trasformare quello che oggi è un rifiuto in una risorsa. Per fare questo ci avvaliamo di quella che è una macchina separacapsule che ci viene fornita da White Star, una società che è nostro partner in questo progetto e che ha sede a Rieti. A questo punto noi separiamo il caffè dall'involucro. Qui abbiamo alcuni esempi che Francesca ci ha portato, che sta facendo degli studi su quelli che sono gli involucri delle capsule di caffè. Separiamo il caffè che avviamo a una filiera di recupero. Utilizzeremo fondamentalmente questo caffè esausto per fertilizzare i campi dell'orto comune Niguarda, che sta all'interno del Parco Nord Milano, con il quale abbiamo stretto un accordo. Dall'altra parte separiamo le capsule, quindi l'imballaggio di plastica, che verrà avviato a una filiera di riciclaggio di cui poi Francesca ci spiegherà meglio. Che diciamo appunto, quello che c'è dentro sappiamo in un certo senso cosa troviamo, caffè esausto, esatto. E abbiamo capito che insomma nel compost si può mettere, c'è già chi lo ha in casa spesso e volentieri, lo fa così, e quindi il problema è quello che rimane poi, cioè l'involucro, giusto? Che, tra parentesi, mi dicevi, gli involucri, nel senso che qui ognuno ha fatto un po' quello che voleva. Sì, perché... nonostante magari puoi vedere se vuoi. Sì, esatto. No, nonostante magari quando si beva il caffè in capsula non ci si ponga il problema di quanti tipi di capsule esistono, in realtà noi ci siamo resi conto che, come si può vedere, ce ne sono davvero numerosissime tipologie. Esempio, questa è la capsula compostabile, queste qua sono in plastica, e quindi ovviamente, visto che quando si avvia un prodotto a riciclo, o in questo caso un rifiuto che poi può diventare un nuovo prodotto a riciclo, bisogna sempre capire come questo riciclo viene fatto e se i materiali che vogliamo avviare al riciclo possono effettivamente essere riciclati. Cosa interessante, mi dicevi, quando io compro la capsula non c'è scritto di che plastica è fatta. No, abbiamo trovato solo un tipo che aveva, però tipo bisognava svuotare la capsula e dentro, esatto, dentro c'era scritto, le altre no, non c'è scritto, e quindi avvierete proprio una ricerca di laboratorio su questo, no? Sì, siamo in contatto proprio con dei riciclatori per capire quali tipologie di capsule possono essere inviate a riciclo e quali no, e per fare questo siamo entrati in contatto con un'associazione che si chiama Giacimenti Urbani, che ha l'obiettivo proprio di mappare le realtà virtuose presenti sul territorio e metterle in contatto tra di loro, e questo ci ha portato a incontrare un'altra associazione che si chiama La Nostra Comunità, che è un'associazione nata con delle finalità sociali, e loro già fanno la raccolta dei tappi delle bottigliette di plastica proprio per portarle ai riciclatori e in modo tale poi da nel senso da autofinanziarsi, e loro sarebbero disposti a collaborare in questa raccolta. E quindi questo sarebbe il futuro, diciamo, dell'involucro. Invece dal lato appunto il futuro di quello che c'è dentro, cioè del caffè esausto, chiamati, che mi piaceva proprio Massimiliano, che tu dicevi non del rifiuto ma del prodotto, perché a quel punto diventa un prodotto, esatto, una risorsa per te, c'è anche, dicevi, proprio una ricerca su che cosa c'è dentro, no? Lì come fai? Anche lì avete cioè un laboratorio con cui... Sì, noi lavoriamo all'interno del centro di ricerca Polaris, okay, presso l'Università Milano Bicocca. Noi da anni ci occupiamo in realtà di effetti sulla salute umana di particelle, nanoparticelle, particelle ambientali, e negli ultimi anni anche di microplastiche, proprio perché è diventato un tema... Quelli che ci fate per di tutto, siete quelli lì. No, certo. Ma diamo anche un po' di consigli di vita e qualche speranza ogni tanto. Male. Sì, o comunque magari anche indirizziamo anche magari i nostri politici a fare delle leggi un pochino più sostenibile per noi, per la nostra salute, insomma, anche per la questione emissioni in ambiente. Vogliamo sensibilizzare la comunità, perché ci sono dei gesti che ognuno di noi può fare per migliorare la propria qualità di vita, pure continuando anche a usare i soliti gesti di tutti i giorni. Ad esempio, il nostro obiettivo è quello di dire possiamo continuare a bere il caffè in capsula perché è un modo comodo, perché in certe realtà non si può utilizzare ad esempio la moka. Mi viene in mente, ad esempio, al lavoro sarebbe difficile per noi utilizzare la moka, però allo stesso tempo vogliamo anche sensibilizzare a certi gesti quotidiani, ad esempio separare il caffè dalla capsula,
oppure per poi poter riutilizzare sia il caffè che la plastica della capsula, oppure anche per sensibilizzare i produttori verso materiali, produzione di materiali che siano più sostenibili e anche più sicuri per la salute. Noi abbiamo dei laboratori di ricerca, facciamo delle ricerche sia sui materiali, quindi tramite delle tecniche chimiche o microscopiche, per andare a vedere come sono fatti i materiali, ma anche per poterli proprio separare dal caffè e poi analizzarli su dei sistemi di cellule, quindi dei sistemi che sono detti in vitro, quindi sulla plastica, cellule dell'epitelio intestinale, quindi che mimano un po' proprio quello che succede uh-huh. quando noi beviamo il caffè o mangiamo qualcosa di contaminato, e poi fare delle analisi per vedere se questo tessuto, se queste cellule hanno subito dei danni oppure no. Sostenibilità è una parola che insomma avete ripetuto almeno 4 milioni di volte da inizio della puntata, ma perché è proprio la chiave su cui si regge tutto questo progetto e non solo. Tu Massimiliano sei un po' un esperto della sostenibilità, no? Sei il manager, un sostenibility manager, quindi insomma hai a che fare proprio... Che cosa significa sostenibilità in questo caso? In questo caso, come cercavo di spiegare nel mio intervento precedente, caffè senza tracce... In qualche modo la parola senza tracce racchiude un po' quella che è l'essenza della parola sostenibilità. Noi abbracciamo quelli che sono i principi dell'economia circolare, pertanto vogliamo trasformare quello che è un rifiuto in una risorsa per dare valore a qualcosa che oggi non ne ha, o meglio, può diventare un costo, mentre noi lo vogliamo trasformare in un valore, dare valore aggiunto a questo progetto. Tu fai parte di Base invece, sì. Che è un'altra, come si può chiamare, un altro gruppo? L'ufficio sostenibilità dell'Università okay. Milano Bicocca, per cui ci occupiamo di sostenibilità a 360 gradi in Bicocca, e in questo caso quindi avvicinandoci ai ricercatori di Polaris abbiamo dato vita a questo progetto. Progetto che però, appunto, infatti, diciamo, per partire ha bisogno di un po' di fondi. E quindi, cosa state facendo in questo momento? Mancano pochi giorni, fino al 15 aprile, giusto? Esatto, mancano pochi giorni e quindi siamo ancora nella campagna di crowdfunding. Sul sito www.produzionidalbasso.it potete contribuire a raggiungere il nostro obiettivo di 7.500 euro. Mancano ancora pochi giorni, ma siamo vicini all'obiettivo e dobbiamo raggiungerlo per poi far partire questo progetto e quindi avviare la raccolta delle capsule e gestire poi quello che è la filiera di recupero degli involucri e del caffè, oltre che ovviamente della parte consistente che ci sarà di lavoro che ci sarà in laboratorio e che i nostri colleghi di Polaris porteranno avanti. L'obiettivo finale, Massimiliano, qual è, cioè, appunto, di questo progetto? L'obiettivo finale, è, un po' lo diceva prima Rossella, è quello di arrivare a mettere le basi per sensibilizzare, creare una maggiore consapevolezza sia dal lato produttori che dal lato consumatori, per far sì che ci siano delle scelte più consapevoli, più sostenibili e sicure per la salute e per l'ambiente. Questa è un po' la finalità di Caffè Senza Tracce, che non ha l'ambizione di risolvere di per sé un problema o comunque tutte quelle che possono essere le criticità legate a determinate scelte di consumo, ma appunto, come dicevo, porre le basi per creare maggior consapevolezza e quindi fare delle scelte più mirate in termini di sostenibilità e sicurezza per l'ambiente e la salute. All'interno di Caffè Senza Tracce quanti siete e che tipo di percorsi state seguendo? Nel senso che appunto già voi tre sono tre percorsi completamente diversi, ma quanti siete in tutto? Siamo 11. 11 persone. Provenienti formazioni da... diverse, io sociologo urbano di formazione. Io sono una scienziata ambientale. Io sono invece una biologa. E nel nostro gruppo siamo tre o quattro biologi, un po' di scienziati ambientali, due sociologi, per cui... Il tutto sta avvenendo all'interno del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente della Terra dell'Università Bicocca. Questo perché la lungimiranza un po' del centro di ricerca Polaris di Base è stata quella di creare sempre un ambiente multi-interdisciplinare, perché crediamo, siamo convinti che dalla contaminazione delle diverse aree disciplinari si possa dar vita a progetti come questi che sono la testimonianza di un approccio
più generale al tema della sostenibilità che richiede diversi contributi. Secondo me qual è la parte che vi ha più entusiasmato del progetto per adesso? Magari che appena partito, però magari c'è già stato qualche momento che vi ha proprio esaltato. Beh, sicuramente da un lato questo avvicinamento al mondo dei media, quindi comunque sicuramente andare a raccontare... 4 ore di fama è sempre... No, ovviamente, ci piace farci vedere in TV. No, ovviamente quello che è il mondo della TV, delle radio, insomma, quindi andare a raccontare sempre per quello che dicevo prima, quindi l'obiettivo è quello di creare maggior consapevolezza, sensibilizzare non soltanto all'interno delle mura delle università, ma provare a uscire, quindi a contaminare anche quello che è il territorio circostante, perché crediamo che è attraverso la diffusione, quindi uscire da quelle che sono le mura dell'università, che si raggiungono i migliori risultati. E ovviamente grazie al progetto di crowdfunding, quindi grazie a Produci dal Basso, grazie a Bicocca del crowdfunding, siamo in grado e possiamo uscire dall'università e fare questo, insomma, per raggiungere il nostro obiettivo. A noi ha stupito invece il mondo che c'è dietro alla plastica. Oltre perché infatti una cosa parte... che prima dicevamo, è nata questo progetto durante la pausa caffè, sì. Ma voi non avete le capsule nella vostra pausa caffè, fate la macchinetta della classica, no? Quella del... E quindi avete scoperto un mondo, dicevi, no? Poi invece... Sì, perché non pensavamo ci fossero così tanti tipi diversi di plastica e poi... anche tante persone interessate a questo mondo, perché pensavamo di essere noi all'inizio, eravamo un po' titubanti, almeno io ero un po' titubante, ho detto non so, qualcuno si interesserà, invece poi abbiamo visto che c'è un buon riscontro e che le persone sono interessate al tema proprio per non impattare sull'ambiente. E come mai c'è avuto questo interesse ritrovato in un certo senso? Secondo me proprio perché come noi ci siamo resi conto che produciamo plastica e rifiuti inutili, secondo me la gente si sta consapevolizzando e quindi sta cercando di trovare delle alternative per impattare meno sull'ambiente. E quindi se c'è qualcuno che ha delle idee, le sostengono proprio per avere degli stili di vita virtuosi in modo da contribuire in modo positivo per quello che sarà domani. Si vede anche adesso in questo periodo i vari venerdì, scioperi per l'ambiente, Greta e tutti questi movimenti studenteschi importanti che fino a qualche anno fa non c'erano. Un momento secondo me storico, impegnativo, è giusto anche per un progetto del genere, diciamo, sì, insomma. Sempre di più la Greta latente sta dicendo in ognuno di noi. Tanti devono ringraziare una ragazzina di 16 anni che un bel giorno ha deciso di non andare a scuola, però effettivamente qualcosa è cambiato, qualcosa si è mosso. Più che altro si è tornato a parlare di ambiente dopo anni che ormai l'agenda politica multinazionale, così, dopo essersi fatti magari negli 80-90 con i vari progettini, va bene il vetro, recicliamo, poi tutto lasciato un po' andare, invece finalmente adesso si ritorna a parlare di cose concrete. Poi dopo tu mi dicevi prima, Rossella, tu avete fatto fate tantissime ricerche anche proprio sull'aria, sulle micro nanoparticelle, insomma, che a Milano tutto so che insomma, sì, non è neanche un tema molto semplice. Sì. Adesso sbaglio, non basta, dobbiamo più calcolare il PM10, giusto, ma il PM2,5, giusto? Mi sono studiato, Sì, sì. Sono potuto adesso, il nuovo trend è qua, perché fa peggio di quell'altro. Esatto. Ecco, infatti. In realtà il nostro obiettivo è andare a misurare le polveri sottili, quelle... Il PS? Le PM. Ultrafine, UFP. UFP si chiama, ok. No, vabbè, adesso senza scherzare, però la questione è che chiaramente più le particelle sono piccole, più possono essere dannose per la nostra salute, perché arrivano in profondità, soprattutto in quelle dei polmoni, soprattutto in quelle persone magari che hanno già problemi cardiovascolari o polmonari o anziani e bambini. Mm. Quindi diventa importante anche limitare le emissioni di queste particelle ultrafini, e quindi scandalo diesel, tutto il problema legato a diesel Euro 4, Euro 3, quindi chiaramente diventerà... Abbiamo la rabbia adesso a Milano, quindi siamo vedremo. vedremo, insomma, noi anzi tra pochissimi giorni, lo dico a chi ci segue, accenderemo il nostro controllo sull'aria, nel senso che durante la nostra diretta avrete sempre nelle nostre pagine informative
la qualità dell'aria di Milano. Grazie al sito AirVisual riusciremo a far vedere in tempo reale la qualità dell'aria presa da tra 5 e 3 centraline sparse per Milano, la media, poi vi spiegheremo tutto, ci saranno dei colori, comunque sarà molto semplice, il più delle volte è sul giallo che non è un bel colore, quando saremo sul verde invece saremo tutti ben contenti. Vi invito anche a vedere il nostro bisogno del tempo, in cui invece abbiamo aggiunto la colonnina che vi fa vedere se siamo sopra o sotto la media stagionale, per farvi capire davvero cosa significa il surriscaldamento globale, e per tutti i giorni di marzo abbiamo avuto tutti i giorni sopra le nostre medie stagionali. Quindi insomma cerchiamo anche nel nostro piccolo di farvi capire cosa significa tutto questo movimento, e anche aver invitato qui Caffè Senza Traccia per noi è importante, appunto per far capire come bisogna ormai arrivare a fare delle scelte, a fare delle scelte a volte virtuose, perché cercare appunto di cambiare anche degli stili di vita, oppure per magari appunto semplicemente dire a chi ci governa: fate delle regole che abbiano un senso, per va bene la capsula, ma troviamo un modo per usarla intelligente. Il futuro di Caffè Senza Traccia, allora adesso stiamo, in realtà stiamo quasi a partire, no? A un certo punto, quindi nel senso siamo quasi in partenza. Ancora pochi giorni e poi il progetto prenderà forma, per cui organizzeremo quello che è il processo di raccolta e di distribuzione da un lato del caffè usausto, che quindi daremo al Parco Nord di Milano, in particolar modo all'Orto Comune di Guarda, come ho detto prima, le parti legata invece agli involucri, che verrà avviata a riciclaggio, e in laboratorio invece verranno condotte le prime analisi. Mi parlavi prima di questa macchina appunto che divide il caffè, che è una macchina italiana. Sì. Quindi anche questo, per fortuna per una volta siamo avanti. Anche questo, mi dicevi che ne esistono in due versioni, però mi dicevi. Sì, anche una diciamo casalinga. Al momento visto... Cioè prototipate al momento. Sì, esatto, due prototipi, una versione casalinga da 4 kg, per cui... è possibile inserirla diciamo a fianco a quella che è la macchina del caffè, un'altra invece industriale, insomma, che gestisce invece quantitativi più importanti e che è idonea per quelli che sono usi tipo aziendale, insomma. Voi infatti inizierete, so, con la raccolta appunto delle capsule tra tutti gli uffici, già, perché già poi tanto tutti gli uffici già del Cocca sarà, sì, già un bel numero di caffè, già un po' di chili di caffè da analizzare e da dividere, immagino, certo. Perché insomma stiamo parlando di un'entità di circa quante persone più o meno, noi parliamo di una della Bicocca, di una cittadina di piccole e medie dimensioni. Se pensiamo che abbiamo 33.000 studenti e oltre 2.500 dipendenti tra strutturati e non, potresti fare provincia quasi. Una piccola cittadina che ogni giorno ovviamente consuma dei grandi quantitativi di caffè, come puoi immaginare. Infatti immagino, quindi insomma davvero interessante. Come possiamo seguire l'evolversi del vostro progetto? Potete seguirci sul sito www.produzionidalbasso.com. Verrete aggiornati su quella che è l'evoluzione della campagna, e una volta che il progetto sarà avviato continuate a seguirci sia su Produzioni dal Basso che sui nostri canali social, quindi sul canale Instagram Caffè Senza Tracce, su Facebook, e in questo modo verrete aggiornati su quelli che sono gli sviluppi. Ricordiamo, campagna di crowdfunding quasi agli sgoccioli, però insomma date una mano, perché insomma questi soldi servono, perché facciamo l'ultimo... Perché dobbiamo innanzitutto gestire anche il sistema di raccolta e di distribuzione, quindi riuscire a capire come immagazzinare queste capsule e poi distribuirle, fare delle analisi sulle capsule, quindi poi appunto grazie ai nostri collaboratori dell'università appunto fare le analisi, che ovviamente la ricerca costa, quindi abbiamo bisogno di questi fondi per poter fare tutte le ricerche, poi anche per la ricerca in vitro, quindi per il materiale che serve per valutare gli effetti sulla salute. E questi principalmente sono i motivi, e poi anche per le ricompense, esatto, in quanto questa campagna di crowdfunding prevede sia la donazione libera ma anche delle ricompense, quindi abbiamo ideato delle ricompense. Il chilo di caffè esausto? No, i nostri donatori, noi diamo delle ricompense. Cosa mi date, certo, se vi do dei... Detto così, brutalmente. Brutalmente. Ci sono diversi tipi di... Parliamone. Esatto. Siamo sul piano. Diciamo, a seconda della donazione ovviamente ci sono diversi tipi di ricompense. Si parte da dei semini da piantare, per poi passare a delle borracce e poi anche delle borse con il logo del progetto, un pacchetto di caffè consolidale
e per poi arrivare non anche... usato no, no. Non esausto, non esausto, perfetto. E poi anche una tazzina fatta con dei fondi di caffè, e per arrivare a un albero di cui praticamente è come è la piantumazione di un albero da cui poi si prendono i frutti da inviare al donatore. Quindi adotta un albero, quindi, esatto, praticamente. Adotta un albero, lo porta con i frutti a casa, quindi insomma, esatto. Quindi comunque tutti gadget orientati alla sostenibilità, non a caso, certo. Insomma, in qualche modo il cerchio si chiude attraverso la distribuzione di questi gadget ai nostri donatori come forma di ricompensa, che sta alla base di quelli che sono i progetti di crowdfunding. Perfetto, va bene ragazzi, io davvero vi ringrazio tantissimo per questo progetto. Potete seguire appunto sul sito Produzioni dal Basso, cercate Caffè Senza Traccia, trovate tutto quello che sono le informazioni, poi appunto potete anche fare la vostra donazione per il crowdfunding e poi ricevere appunto quelle che sono le ricompense perché voi abbiate contribuito al progetto di Caffè Senza Traccia. Grazie mille davvero per il vostro lavoro, teneteci aggiornati poi su tutto quello che sarà da qui in futuro, che vogliamo insomma seguire tutto l'evolversi del vostro progetto. Grazie mille, grazie. Davvero, grazie mille. Anche a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento come sempre torna domani, sempre qui alle 12.30 su Milano News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.